Se state pensando di rinnovare il vostro bagno o magari di realizzarne uno da zero, questo video fa per voi. Infatti, vedremo cosa occorre sapere per non sbagliare e progettare il bagno che rifletta non solo i vostri gusti, ma che sia anche funzionale e accogliente. Condividerò con voi consigli pratici ed alcuni errori da evitare, mostrandovi anche alcune soluzioni adottate per i miei clienti. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di architettura sensoriale. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, consigli per arredarla e qualche idea fai da te per rinnovarne il look. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere avvisati quando esce un nuovo video. Oggi parliamo di un ambiente fondamentale per qualsiasi casa, il bagno. Qui sul canale trovate già vari video sul tema e la playlist che li contiene e gli altri video che citerò oggi li trovate linkati nella descrizione qui sotto al titolo. Spesso trascurato ma incredibilmente importante, il bagno è uno spazio che merita una progettazione attenta per garantire comfort e funzionalità. Rimanete fino alla fine del video perché vi mostrerò anche alcuni miei progetti relativi al bagno e le soluzioni che ho adottato soprattutto quando stretto e lungo. Se dovete ristrutturare la vostra casa e vi trovate indecisi sulle varie scelte da prendere, potete chiedere una consulenza inviando un'email a questo indirizzo. Entriamo nel vivo dell'argomento e vediamo insieme i miei consigli per progettare il bagno evitando gli errori più comuni lungo il percorso. Nel progettare il bagno, piccolo o grande che sia, è essenziale pianificare l'uso dello spazio disponibile. Affinché sia comodo e funzionale, occorre ad esempio rispettare alcune distanze tra i sanitari. Ci sono delle misure minime, che tra poco vi indico, che sono un buon riferimento per rendervi conto degli spazi da lasciare. Ricordate però che appunto sono delle misure minime, quindi ovviamente se potete tenetevi più larghi. Tra vaso e bidet lasciate almeno 20 cm, così come tra bidet e muro. Lasciate più spazio soprattutto se siete alti. Tra vaso e muro tenete conto di almeno 15 cm e valutate anche l'ingombro del portarotolo. Come volete posizionarlo? Sarà un sostegno a muro o da terra? Se posizionate i sanitari frontali tra loro, occorre prevedere almeno 55 cm. Stessa cosa se avete i sanitari affiancati col muro di fronte, configurazione sempre adottata nel bagno stretto e lungo. Altro elemento da attenzionare nel pianificare lo spazio del bagno è la porta. Se siete in fase di ristrutturazione, valutate l'uso di una porta scorrevole, perché rientrando questa nella parete, non occuperà spazio all'interno, consentendo di ottimizzarlo. Attenzione però che per posizionarla occorre avere a disposizione uno spazio largo il doppio della luce della porta, perché nell'altra metà andrà inserito il cassonetto metallico. Fate anche attenzione che su questa parte della parete, sia all'interno che all'esterno del bagno, non potrete mettere prese o interruttori. Nel progettare il bagno, un doveroso approfondimento va fatto anche per il tipo di illuminazione. Illuminare in modo adeguato un bagno può fare la differenza tra un ambiente accogliente e un ambiente invece freddo e poco invitante. Se mi seguite, sapete già che consiglio sempre di prevedere più fonti di illuminazione e di differenziarle. Questo vale soprattutto per il bagno se volete assicurarvi che sia uno spazio davvero funzionale. Nel bagno infatti ci prepariamo, quindi serve un'ottima illuminazione della zona specchio, ma ci rilassiamo anche quando facciamo la doccia o il bagno in vasca. Quindi serve anche un'illuminazione in grado di farci rilassare. Come capite però questi due tipi di illuminazione sono opposti. Prevedete quindi per la zona specchio una luce potente e bianca. Il valore da cercare per quest'ultima sulle varie schede tecniche è di 4000 Kelvin,
che indica la temperatura a colore ed in particolare quella neutra. Perché neutra? Perché è quella che restituisce fedelmente i colori. Fondamentale quindi per truccarci se vogliamo essere consapevoli dei colori che stiamo mettendo. Trovate facilmente in commercio specchi con luce LED integrata, volendo gestibile anche tramite comando touch e a volte è anche dimmerabile. Da guardare sono quelli con LED frontale. Se hanno soltanto la retroilluminazione, che è una luce indiretta, dovrete comunque posizionare altre lampade ai lati dello specchio per poter vedere bene. Sono ottimali specchi con fasce LED verticali su entrambi i lati, oppure con cornice luminosa su tutto il profilo, che ci faranno vedere tutti più belli giovani senza rughe perché non si creano fastidiose ombre dovute soprattutto a una luce dall'alto. Specchi di questo genere anche personalizzabili potete trovarli presso il mio fornitore di arredo bagno col quale avete un codice sconto. Tutte le info sono in descrizione. Quanto all'illuminazione d'atmosfera, il valore da cercare è di 2700 Kelvin, che indica una luce calda tendente al giallo. Usatela per la zona doccia o vasca mediante soluzioni da incasso come faretti o strisce LED. A me piace tanto l'effetto di gola luminosa che vi mostrerò tra poco nei miei progetti. In ogni caso fate attenzione che abbiano un adeguato grado di protezione IP all'acqua, solitamente IP65 o IP67. Chiedete al rivenditore. Altra cosa a cui fare attenzione se volete inserire questo tipo di soluzioni è l'altezza di installazione del controsoffitto, ovvero non potrete scendere al di sotto dei 2,40 m, ma non dovreste avere problemi di questo genere. Chi ha un bagno stretto e lungo spesso pensa che sia una di quelle conformazioni difficili. In realtà, generalmente, poi dipende da caso a caso, è abbastanza facile da arredare perché alle spalle abbiamo la porta, di fronte abbiamo la finestra, non abbiamo tante alternative per posizionare i sanitari che infatti andranno tutti su un lato. Un dubbio potrebbe essere sul posizionamento della doccia, ma vi rimando al video dedicato in cui ho mostrato le varie soluzioni possibili. Se però questo bagno è molto stretto, un altro problema potrebbe essere il passaggio agevole. Ricordandoci della misura di 55 cm da lasciare comunicata all'inizio, se non ci rientrate, valutate la possibilità di inserire dei sanitari salvaspazio dalla profondità ridotta. Quindi, invece del classico 36x52 cm, possono essere 36x48, come questi che vedete, tra l'altro disponibili in vari colori e potete fare riferimento sempre al mio fornitore. Attenzione a non scendere troppo però perché possono risultare scomodi, quindi se potete provateli prima. Altra soluzione salvaspazio molto utile riguarda le lavatrici che di dimensione standard misurano 60x60 cm. Ebbene, esistono delle lavatrici salvaspazio che possono aiutare molto nella gestione di un bagno stretto o comunque piccolo, ovvero lavatrici dalla profondità ridotta o dalla larghezza ridotta. Le prime sono le lavatrici slim, hanno una larghezza standard e una profondità tra i 45 e i 33 cm, che consente anche di collocarle sotto il mobile del lavabo. Le seconde hanno dimensioni opposte, ovvero una larghezza tra i 40 e i 45 cm, mentre la profondità rimane standard di 60 cm. Questo tipo di lavatrici solitamente hanno il carico dall'alto, quindi non c'è neanche l'ingombro dell'apertura dello blò. Diamo ora un'occhiata alle soluzioni che ho adottato io nel progettare il bagno di alcuni miei clienti. Partiamo da questo, che forse ricordate, un bagno stretto e lungo per un ragazzo amante dello stile minimalista. È infatti molto semplice ma d'effetto. Ho ipotizzato questa fascia nera che dal soffitto scende in verticale per accorciare visivamente il bagno. Abbiamo collocato qui la doccia a filo pavimento, dove originariamente c'era una vasca, e con comoda nicchia porta saponi.
Ecco la gola luminosa di cui vi ho parlato prima. È un modo molto minimal per illuminare, in quanto la fonte luminosa è nascosta e si crea questo taglio di luce. Di questo secondo bagno ancora non avete visto il progetto. Il cliente mi ha richiesto uno stile zen e ama molto l'effetto scuro a mo' di grotta. In questo caso il pavimento sale a parete e la gola luminosa si vede poco, ma è collocata sotto la trave presente sopra la finestra. Completano il bagno i sanitari neri e il piano in legno in linea con lo stile zen. Ultimo bagno stretto e lungo è quello che ha subito la maggiore trasformazione in termini di sfruttamento dello spazio. Qui avevamo però anche una dimensione considerevole. Dall'iniziale configurazione con lavabo, doccia centrale e piccola vasca, ho spostato il lavandino dall'altra parte, potendo così inserire una doccia di ben 2 metri. Ecco il work in progress, vedete le nicchie, la piastra con i soffioni multigetto, cromoterapia e aromaterapia, la gola luminosa e gli appendini a scomparsa. Vi lascio i video ai progetti interi qui sotto. Come avete visto, progettare il bagno perfetto richiede tempo, pianificazione e attenzione ai dettagli. Spero che questi consigli vi siano utili per progettare uno spazio bello e funzionale. Vi ricordo che qui sotto nella descrizione trovate i video sul tema, altri link utili e i miei contatti. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 15. Quali difficoltà avete incontrato o state incontrando nel progettare il vostro bagno? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!